Partiamo da oggi partiamo da Civita di Bagnoregio e andiamo intorno alla Valle dei Calanchi. Torniamo e visiteremo bene Civita, vediamo tutte le, quello che c'è insomma da vedere su Civita di Bagnoregio, che è molto bella ed è una perla del patrimonio artistico italiano. E partiamo adesso e vediamo come va. Ciao. Partiamo su strada, facciamo questo giro verso la Valle dei Calanchi e sul finale visiteremo Civita di Bagnoregio. Il primo percorso, la parte del percorso qui va tutta praticamente in discesa e dal 10° chilometro in poi comincerà la salita. Meraviglioso, guarda che belle! Osservate il panorama che c'è qui. Questa giornata qui si riescono a apprezzare ancora meglio le strade, i sentieri si riescono a vedere. Questa è sempre la strada che stiamo facendo in discesa. Ecco Civita vista da quassù, bellissima, eccola là, che è poi dove andremo dopo al ritorno. Ma guarda che roba! Poi andiamo? C'era anche... Tanta scusa? Da qua si vede il ponte che praticamente che porta su a Civita e vedete com'è fatto. Eccolo qua. Beh, questo è un altro punto del percorso, siamo in una zona boschiva, fresca e anche piacevolissima perché abbiamo traffico praticamente inesistente. Stiamo andando lungo questo percorso godendoci veramente il paesaggio e prossimamente ci fermeremo in alcuni punti dove si vede proprio bene la Valle dei Calanchi. Meraviglioso, questa è tutta la vallata. Stiamo chiaramente documentando tutto ciò che c'è intorno a Civita di Bagnoregio, c'è una natura fantastica. Yeah. Ecco il pianto, è bello. Grazie.
Adesso ci mettiamo in un punto dove la possiamo vedere meglio. Eccola qua, questo è un calanco. Tutte queste formazioni particolari che vanno verso l'alto, che si incunano verso l'alto. Sì, perché si franano e... Eh sì, rimane praticamente, rimane la parte alta. Un'altra formazione dei calanchi, eccola là, speriamo che si riesca a vedere bene anche a video, speriamo. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualche innesto, dai. No, quello lì, allora, a me da una parte San Michele in Teverina, e quella potrebbe essere Civitella d'Agliano. Quella lì. Ah sì? Ah sì, eccola qui, guarda un po'. Fa vedere. E noi siamo il punto. E magari c'è ragione. O uno dei due. Ah, più probabile è San Michele, Civitella d'Agliano. Sì, sì, Civitella d'Agliano, quindi. Che vedo. Che è bella. Che è molto bella a vederla pure dall'altra parte, se tu vieni dalla Valle del Tevere. Sì, e quello di là ci sarà San Michele. C'è una bella strada. San Michele in Teverina. Cioè, c'è una bella strada provinciale che parte da Bumarzo, giù però a livello Tevere, e che fa tutta la Valle del Tevere. Queste sono tutte proprietà private. Però sono alcune simpatiche, quelle dove sicuramente avrei... Ok, siamo in salita, siamo... Abbiamo fatto una visita alla Valle dei Calanchi da una proprietà privata che ci ha dato il permesso di entrare dentro e poter vedere da meglio un calanco. Da qui, che siamo nella zona, diciamo, molto coperta dalla vegetazione, possiamo intravedere la cattedrale, che è una formazione di calanchi particolare. E da... ecco Vagliano. Cittadina vicino Civita. Molto carina, è l'unico paese che ha una fermata a scuola bus, perché fino adesso non abbiamo visto nessun tipo di fermata, più che altro non abbiamo visto quasi nessuna macchina. Strada bellissima, tutti vigneti. Allora, vediamo un po', la carta turistica. Però vedi, guarda caso, nella carta turistica... Bagno Reggio, di Civitella d'Agliano, Graffignano, Celleno e San Michele in Teverina. Poi ci hanno messo pure Castelcellesi e Vetriolo. E Castiglione in Teverina pure, chiaramente. La zona è questa. Vedi? Noi siamo lì adesso. Dove c'è, capito? Sì. Vedi quella, quel puntino? Sì. Bello, bello. Guardate che anche qui è il mondo, via. Parte la Valle dei Calanchi e dall'altra il confine Lazio-Umbria. Stiamo passando in una zona di vegetazione
fantastica, piena di profumi, fresca. La passeggiata in bici veramente bella. Strada in salita, leggermente in salita e fresca, con tanti innesti, come potete vedere, uno è questo. Traffico, ripeto, inesistente e piacevole proprio da passeggiare. Voilà. Ecco Lubriano, la più bella terrazza sulla Valle dei Calanchi. Adesso andiamo a vedere, prima di arrivare a Civita, andiamo a vedere Lubriano. Questa è l'entrata del paese. Andiamo. Lubriano, Tuscia di Vitalbese, città della Chianina e città della Infiorata. Vento contrario, andiamo a vedere un po' questo affaccio sulla Valle dei Calanchi. Ecco qui, affaccio su quella Civita di Bagnoregio, e questa è tutta la Valle dei Calanchi. Adesso che andiamo poi a Civita si vedrà ancora meglio la Valle dei Calanchi, la vedremo ancora meglio. E questo lì si vede anche si intravede il ponte che porta a Civita, eccolo là. Questo è lo spiazzo che è lì, che roba, la parte di costa rocciosa che praticamente che circonda il paese. Ma Civita è veramente, vista da qua, meravigliosa, è veramente bella, guarda. Visto da qui è un'altra cosa, non rende, le devi vedere le cose per apprezzarle, le devi vedere con i tuoi occhi. Sì, sì, anche da dopo, passeremo davanti, dall'entrata principale. Entriamo dentro Lubriano. Paesi che guardati così, cioè guardati da un video, uno può dire veramente belli, eccetera, ma noi che li stiamo filmando, che ci stiamo passando dentro, veramente è una cosa. Qui la via Romea, per esempio, che dice sulla carta? Percorso museale, giardino, frutti perduti, sorgente di arrivo. Andiamo a vedere, va? Una scala che va giù, via Romea, la devi fare sotto, giù così, vedi? No, però sì, era prima subito di assegnare, adesso siamo qui e da qui vediamo Civita di Bagnoregio davanti a noi e Calanco, dove praticamente si poggia la formazione dei Calanchi. Poggia, uno è quello, si vede proprio che vi ha controlleremo meglio sul vocabolario. Comunque ecco, lì è la parte nuova di Civita dove abbiamo la macchina. Eccola, sono giù. Sì. Beh, adesso procediamo in avanti e vediamo se riusciamo a vedere un altro scorcio di veduta panoramica.
Ecco qui, questo è il punto, uno dei punti estremi da cui possiamo vedere Civita davanti a noi e la Valle dei Calanchi. Chiesetta di Lubriano, carina, e proseguiamo. Siamo giunti a Bagnoregio, eccoci qui. Signor Bonaventura, la città del signor Bonaventura, ricorda un po' quello dei fumetti. Dopo un leggero pezzettino di salita, adesso andiamo verso, prima faccio, c'è un, sì, tutto un lavatoio tutto bello, tenuto benissimo. Allora, questa è la piazzetta, quando sono le ore 2:20. È andato bene perché è un giro che 3 ore, no, ci siamo fatti proprio benissimo. Sei caduti della patria. Questa è Porta della Misericordia, questa è la Porta del Giubileo. C'è il filamento a gamba corta. Gamba corta e fine. Adesso andiamo dentro e vediamo un po' questo paese com'è. Via della Valle. Sì, c'ha dei belli affacci, specialmente da sta parte. Diciamo sì, sulla parte dei Calanchi. Ecco Civita di Bagnoregio davanti a noi. Noi adesso andremo su quel ponte, si vede perfettamente praticamente il pezzo del ponte che poi va in salita e arriva fino praticamente al, chiamiamolo, borgo, al borgo. Molto bella, adesso quella è proprio la parte antica. Adesso ci prendiamo qualcosa da bere. C'hai prima, avevi proprio lì, mi piace così tanto. C'è Giordano che è in fase mistica. Sì. Ecco la stradina che ci porta all'entrata principale del ponte di Civita di Bagnoregio. Molto particolare, molto particolare. Ha questa vista sui Calanchi che è meravigliosa. È meravigliosa. Ed eccola qua davanti a noi. Che dici? Vediamo un po'. Ma non credo. Vediamo, cosa che bello. Se c'è il biglietto, c'è il biglietto. No, non vediamo. È sempre stato libero, ma mi sa che c'è. No, vedi, entri, guarda, guarda, guarda. Biglietteria. Se c'è, c'è. Ok, è meglio. Mamma mia! Vai, vai! Perché fa paura perché ci hai le ringhiere basse, le ringhiere che sono basse, capito? Veramente ragazzi, vai 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 vai, te fermate, no, alla fine. Thank you.
è così, insomma. Guarda che roba! Beh, in discesa fa paura per te. Sì, sì. Bellissimo. Difatti è vero, è più bello. Spettacolare. No! Guarda poi pure tutti gli alberelli, le piante. Poi guarda qua la piazza, sì. È tutta stellata. Ci sono venuti in autunno, facevano le castagne, ci sono gli asinelli. Siamo dentro Civita, bellissima. Salve. Ah, meraviglioso. Cioè, mi piacerebbe pure averci la casa qui. Ma dai. Sì. No, stai attento. Scende giù. Tanto risaliamo, questo è da vedere con l'altro biglietto, perché volevo vedere, eh? Questo qui dove va? Questo va sotto. Qui c'è il tunnel. Allora, siamo scesi anche perché sulle scalinate ci sono le persone, quindi è meglio evitare. Ecco qua, siamo scesi un bel pezzettino, adesso vediamo che cosa. Questa è la parte, noi siamo scesi da là sopra, in corrispondenza di questa costruzione molto caratteristica, siamo scesi in giù e adesso stiamo vedendo qua sotto quello che c'è. Ah, bene. Ah, questi erano, capito? Tu stai cercando quei famosi C5, C4. P1, P2, P3. Sì, ma io non sto cercando quelli, sto cercando uno che ho già fatto. È quello che c'è il buco sotto che passa nella montagna. Sì. Però, eccolo qua. No, questo va da una parte. Questa è l'indicazione passeggiata nei calanchi. Sì, però io mi ricordo che invece ho fatto qua. Ok. Sì, non andiamo oltre perché c'ho tutta la roba là, eh.
Ah, la grotta che dicevi. Tutti questi che vengono sopra, mica conosco. Questa è la grotta che va sotto. Va lì e poi da lì si scende giù, quasi di fronte alla cattedrale. Sì, che fresco, Ok. guardate, guardate. A Paola qui. Solo che non abbiamo, cioè stavamo a piedi, quindi non siamo venuti proprio, siamo scesi poi tanto, Vediamo capito? un po'. Abbiamo fatto un giretto e siamo tornati. Però qua, questa, secondo me, è una buona partenza per, cioè, ci si può andare qui, capito? Non vedo più. Non vedo Magari. nulla. Sto No, io ci vedo, ci registrando. vedo. Magari uno trova pure dove sbuca sotto e uno può entrare, capito? A Civita Bagnoregio in un modo alternativo, entrare da qui anziché dal ponte. Pensate che tunnel, Fighissimo. eh? E ci sono delle indicazioni qui, Sì. però non so se è sempre più uno, più due, o sono indicazioni più Eccoli, vecchie magari, eccoli. Ecco. capito? Può essere pure che sono indicazioni, vedi? Allora, dove Elemento cazzo segnaletico. stiamo noi? No, tu devi fare tutto Voi siete questo. qui, ecco qua, guarda. Ah, qua la piazzetta. Ah, questa piazzetta. Sì. Bella, guarda. Ci vogliamo fermare giù? Ci fermiamo giù qui? Ma cos'è qui? Dai, qua, qua. Solo sta pizzetta, sta lì così, no? Aspetta, ci fermiamo fare una foto. Allora, capito? Ah, vedi sto palazzo? Questo perché è crollato praticamente. Ce la puoi fare una foto? Allora, Con lo tagliere. con tutto. Sì. Dai, via. Grazie. Prego. Ciao.